Vado a prendere la palla. No, vacci tu. Ci devi andare tu. Bimbi, a lavare le mani. È ora di cena. Veniamo subito. Io arrivo subito. Buonasera. Signore e signori, buonasera. Apriamo questa puntata di Sguardi sul Mondo con un filmato giunto alla nostra redazione. Le immagini che stanno scorrendo mostrano l'addestramento di bambini soldato e ci introdurranno nell'argomento di questa serata, l'infanzia perduta. Troppo spesso i bambini sono oggetto di violenze e sopraffazioni da parte di adulti senza scrupoli, senza alcuna morale e senso del pudore. I bambini soldato, i bambini kamikaze, sono bambini strappati alla loro innocenza, all'amore delle famiglie, ai giochi, alla vita. Essi vengono addestrati per fini che non gli appartengono, e in quei loro sguardi sperduti nell'infinito, mascherati da finta spavalderia, si legge solo terrore e desolazione. Non può esserci alcuna giustificazione per chi si serve di anime innocenti, plasma giovani menti e abbrutisce teneri cuori per il raggiungimento dei propri scopi. La guerra fa paura per il dolore, per i morti, per la povertà e per le macerie. Ma se la guerra fa paura, ancor di più fa paura il pensiero di ritrovarsi con un fucile puntato contro. Un fucile, imbracciato dalle piccole e tenere mani di un bambino.